È molto bello sia per la tradizione, sia per la fede in Maria e sia per come veramente la gente sente a questo punto, al di là di qualunque confine, ma all'interno di un cammino proprio di vita autentica. Due territori, due vallate divise da confini amministrativi, ma unite da sempre da una sola devozione, quella nei confronti di Nostra Signora della Guardia. Si sono rinnovate al santuario di Velva, in Alta Valpetronio, le celebrazioni in onore della Madonna apparsa a Benedetto Pareto sul Monte Figonia a Genova nel 1490. La Santa Messa Solenne, presieduta dal Vescovo di La Spezia, ha fatto seguito al pellegrinaggio della sera prima, quando partendo da due punti contrapposti in Valpetronio, a Castiglione Chiavarese e in Val di Vare a Massana, le comunità delle due valli si sono ritrovate al santuario per la preghiera comune. Puntualmente ieri ci siamo incontrati lì e abbiamo concelebrato io e Don Alessandro. È un segno veramente di chiesa, una chiesa unita, una chiesa destinata proprio a unire e fatta per questo. Adesso i confini dividono le vallate, una volta i monti le univano, i confini erano una cosa diversa, intorno a questo monte si sono sempre, insomma non è un alto monte, ma insomma si sono unite le popolazioni di due vallate, la Valle del Petronio e la Valle del Torrente Torza, che poi va nel fiume Vara. È bello vedere che la tradizione continua. Ad abbellire il santuario ormai da alcuni anni l'affresco realizzato dall'artista Roberto Altman, raffigurante l'apparizione della Madonna sul Monte Figonia. A circondare Maria alcune scene di vita contadina, prossimo obiettivo è completare l'opera con altri due affreschi. Da una parte volevamo mettere l'immagine della presentazione di Gesù al Tempio. Anche questo è un elemento coinvolgente, la presenta la famiglia e la famiglia è il cuore della società. E poi dall'altra parte pensavamo anche mettere l'incontro di Maria con la cugina Elisabetta, sempre un momento a proposito dell'incontro, proprio un'icona dell'incontro. Gli uomini e le donne del nostro tempo e di ogni tempo sono chiamati veramente ad incontrarsi. Chiedo ancora una volta se i nostri benefattori desiderano contribuire, partecipare e veramente per il bene di tutta la Chiesa.